Allora, bentornati al video dove la gente si confessa con noi che non siamo preti, Ma siamo stronzi. non siamo sacerdoti, Ma siamo stronzi. ma siamo doti, ati. Oggi è il giorno in cui il 4 dicembre 2015 viene alla luce, perché oggi è il giorno in cui registriamo il 4 dicembre, però questo video uscirà il 7. E dato che esce il 7, il 6 è già passato L'8 e deve ancora arrivare. l'8 deve ancora arrivare e domani si fa l'albero, per chi fa l'albero. E oggi siamo al campetto, quindi. Mentre per le... Oggi siamo al campetto, in sti cazzi, già ci stiamo già a No, nel registrare. senso che appena finite di vedere il video, venite al campo. Sì, vabbè, fanno anche un tempo, cominciamo a mezzogiorno, È questa c'è finito alle alle 15. 7. Ragazzi, prima di cominciare, io vi vorrei ricordare che il 22 ci sarà un grandissimo spettacolo di drag queen, dove balleremo io, lui, Gabbo, Dredd e Fracchesi, e faremo quel balletto quello lì, tan tan ta Il ta 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 ta. can-can? Vabbè, faremo questo spettacolo, quindi non potete perdervelo. Il reggi di calze Sì. e calze a rete Sì. e tacchi. E quindi lo faremo a dove? Al Teatro Don Bosco in Roma, zona metro Giulio Agricola. In descrizione ci State of sono. mind. In descrizione ci sono i biglietti. Ci sono, no, per comprare i biglietti al modico prezzo di 77.078. Dollari. Perché i dollari sono più No, no, fighi. no, yen. Che in Che realtà poi sono sono 6 8 euro. euro, 6 euro, Cioè. vabbè. Più o meno. Vabbè, detto questo, possiamo andare a cominciare con i grandissimi segreti. Che direi di cominciare con una donna di 25 Ieri era il mio matrimonio. Mentre camminavo per andare all'altare, avevo i tacchi anni. di Oddio, quando ho 15 letto 15 centimetri. centimetri, non avevo ancora letto tacchi, ho pensato a qualcos'altro. Al cazzo infilato dentro mentre camminava. Vabbè, 15 centimetri. Infatti un po'. Ho fatto una storta tremenda. Ho fatto, no, una, ho preso. Ho Sì, fatto una no, ho storta fatto. tremenda e No, sono ma lei ha cade. fatto così. Ah, che l'ha fatto proprio lei, di Capito? È il verso proposito. della storta. Ah, sì. Sono caduta sbattendo la testa sulla panca della chiesa e sono svenuta. Mi La sono ripresa storta poco dopo. come Abbiamo fa? ricominciato la cerimonia. È stato tutto bello a parte la caduta. Ma sti cazzi, scusate, cioè non è un segreto. L'importante non è il volo. Fino a qui tutto bene. Esatto. Sono 20 anni che tutti i ragazzi che trovo mi promettono di scappare con loro da Monza. Mi comprano la casa nuova e poi senza motivo mi lasciano lì senza pagare le bollette, la caldaia, la luce. Un cazzo, mi ritrovo sempre senza lavoro. Con la casa che devo pagare 1000 euro al mese e due figli. Non mi fiderò mai più di nessuno. Uomo di 21 anni, dato che mia sorella intasa sempre la banda guardando telefilm in streaming. Calcola la banda, Sì, non lo infatti non sentivo capisco. da una Le cifra. ho bloccato la connessione tramite MAC address. Abbiamo un nerd, hacker. Oggi ho portato l'iPad in assistenza. Che mongoloide. Finalmente posso scaricare in santa pace. Vabbè, sei un coglione. Cosa allora è? Donna di 18 anni. Abito sopra un pub dove di sera c'è sempre un botto di gente e fanno casino. Ieri hanno veramente esagerato. Presa dal nervoso, gli ho tirato una bottiglia di vodka. Lunedì. Loro sa, sono bevuta. Sì, capito. Ti ha fatto il favore. Lunedì hanno fatto. Oh, allora, oddio, cioè. Questi ubriachi. Grande. Sempre vegetale. Lunedì un mio amico a scuola mi ha raccontato che era fuori a far casino e gli hanno buttato dietro una bottiglia di vodka. Scusa, mixti. L'anno scorso che ero in terza media, In mi tre sono. media. In tre media. Mi sono innamorato di un ragazzo che era. Cioè, capito? In terza media del innamoro. Che era nella mia classe, ma lui non mi calcolava minimamente. Adesso che sono in prima superiore, mi sono sistemato il look. E quando ho pubblicato su Facebook una mia foto del mio nuovo look, ha iniziato a scrivermi, chissà perché. Fa. Vedete proprio che c'ha Se 14 vede che anni. ha fatto una foto che gli mettete fuori. Ho appena finto di essere una ragazza e ho provocato un ragazzo con un falso profilo. Mi sono scandalizzato, non pensavo che avendo 14 anni arrivasse a tanto. Sempre più schifato. Vabbè, è troppo bello fa fingese. Io ho Sì, fatto una volta. lo so, però c'è cioè, fino a che punto? Io con i miei colleghi del calcio. I suoi colleghi, Avevamo un addirittura. profilo fake dove abbiamo fatto arrivare anche un uomo a Castel Gandolfo. Che Ma che incontrava. pezzi di merda. E quello mi scriveva: oh, io sto qua fuori, vieni. Io sì, aspetta, vai dal kebabaro che c'hai, chiavi di casa mia, tipo. C'è un kebabaro? Sì, ci sta. Culo, c'era pure il kebabaro. Io non mi ricordo mai un kebabaro, vabbè. Il mio segreto è che molte volte di notte mi sveglio. Sono certa di essere sveglia e vedo la Madonna. Non riesco a capire cosa voglia da me, sono preoccupata. E tutte quelle volte che hai bestemmiato. Ho scopato con un ragazzo di 13 anni, mi sono innamorato di lui, non so che fare, so che è una cosa sbagliata. Beh, sì, devi soltanto andare a costituire. Cioè, quello Cioè, devi fare. basta. Tutti a criticare I bro job. No, aspetta, tutti a criticare i brojob e a dire che sono gay. Io sono etero e Che sono fidanzato. da gay. E io sono. Adoro i bro Ma che job. so i brojob? Sono questi, capito? Ma porco due, quanto stupido. Sarebbero i blowjob, ma non sa so come si No, dice. no, no, non credo. Sono etero fidanzato e adoro i brojob. Cioè, non penso sia quello. Sesso orale tra maschietto. Ah, forse è per quello. Cioè, e non è invece per niente. Fanno cazzo cazzo e poi su. Vabbè. Allora, job, blowjob, però fra fratelli. Tra Tra bros. bros. Io. Vabbè,
tra PewDiePie. Allora, adoro mangiare la pizza con gli amici maschi e abbracciare un amico a cui voglio bene. Tutto ciò non fa di me un gay. Sono abbastanza virile e etero da scambiarmi qualche blowjob con due amici fidati senza avere dubbi sulla mia sessualità. No, no. Mentre stavo baciando forte il mio ragazzo, mi dice: dai, Olimpia, basta. Aspetta, mi avrebbe interpretata meglio. Dai, Olimpia, basta. Fortuna che so che il nome del suo cane, altrimenti avrei rintracciato questa e massacrata. Nessuno tocca il mio ometto. Wow. Oggi sono andato al dentista e la dentista continuava a stringere la mia testa contro la sua tetta. Non pensare sia bella una vecchia, aiuto. Mi scopo sempre la ragazza e mi fa ripetizioni di matematica, ma la dà solamente quando prendo i voti superiori al 6. Inutile dire che la mia media è passata da 4,5 all'8, grazie. Una ragazza, il segreto, la tradisco con il primo compagno di banco. Wow. Ieri sono andato al mio parrucchiere per tagliare i capelli. E poi è andato a finire che ha chiuso il negozio e abbiamo scopato come non so cosa. Non vado a scuola da un mese senza che i miei lo sappiano. Anch'io l'ho fatto. Infatti mi hanno bocciato. Prendete esempio da lui, eh. Lui è l'esempio da prendere, perché lui, vedete infatti che fine ha fatto. Alla veneranda età di 15 anni mi ubriacai con una mia amica per mezzo di una bottiglia di vino che avevo in frigo. Quando la sera mia madre mi domandò che fine aveva fatto il vino, gli dissi che lo avevamo utilizzato per cercare di schiarirci i capelli preparando una lozione contenente vino. Lei mi credette, beata ignoranza, sottolineo che ad oggi sono divenuta astemia. Uomo di 20 anni, mi sono scopato la sorella gemella della mia fidanzata. L'ho scoperto solo quando ho chiesto alla mia ragazza se voleva farlo in macchina e mi disse che era troppo presto e non era pronta per questo passo. Però dai, questo va bene perché non era in malafede, no? Lui, no, pensava, vabbè, niente, lui si è scopato la pizza. Capito. Anche se la vedo molto dubbia, sì, cioè, beh, tu hai fatto un po' il vago. Hai fatto il vago, hai detto, ma oggi sei un po' diversa. Abbiamo organizzato un ritrovo con tutti i nostri compagni delle superiori. Tra di loro c'era anche una ragazza bellissima che fa la modella. Quando aveva 16 anni, era timida e non molto carina, così tutti la prendevano in giro a pensare che mi aveva chiesto di mettermi con lei, ma io le avevo detto di no. Che coglioni che siamo stati. Qualche anno fa, durante una cena con i parenti, non sono riuscito a trattenere una scorreggia silenziosa ma letale. Ho dato la colpa a mia nipotina, che non aveva nemmeno un anno. Sono una pessima zia. Che stronza. Ha fatto bene, dai. Ho capito. Perché i bambini tanto sono innocenti, no? Nessuno gli dice niente. Invece, certo, se ti ha 28 anni per la scorreggia, se la ricordano finché campi. Quindi è meglio così. Hai fatto bene al mio appoggio. Ho messo dei video porno sulla chiavetta USB di mio fratellino. Il problema è che lui l'ha portata a scuola per tecnologia. La prof ha visto tutto. Ora vado uno psicologo da circa 6 mesi. Ho un fratellino di 6 anni. Prima, mentre dormiva, ho chiesto a mia mamma cosa gli regalasse per Natale, per poi dirgli che era stato Babbo Natale, come si fa con qualsiasi bambino. In realtà era sveglio da circa 10 minuti e se ne stava sul divano. Si è messa a piangere perché ha capito che in realtà Babbo Natale non esiste. Mi sento una merda. Vabbè, però almeno questo qua non ha messo video porn in una chiavetta del, esatto, fratello. Cioè, una volta ho fatto volare mia nipote dal puff. Saltandoci sopra. Lei è volata scagliandosi contro l'armadio. Ho pianto per mezz'ora. Ha pianto. Lei, lui che cazzo di lei. Lui si stava tagliando. Oh mio Dio, mi sono immaginato la scena troppo bene. No, no. Quando ha smesso mi ha guardato e mi fa: zio, fammi volare di nuovo. Vabbè, dopo questa stronzata possiamo dirvi addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ragazzi, un regalino per le guardie. E niente, vabbè, lasciate like, mi raccomando, per avere... Il 22 dicembre tu chi porti? Io porto Dio. Vabbè, c'è scritto tutto qua in descrizione sull'evento. Niente, se vi è piaciuto questo video lasciamoli like, Cristo. Lasciamo un like uguale una pronta guarigione per Xeni. Quindi lo facciamo guarire e lasciamo un like. Noi ci becchiamo come sempre al prossimo video. Bella.